Questo è quello che è successo finora. Nella fonderia un potente guardiano. Il suo cuore è corrotto, la sua volontà contrastata. Solo la vita può vincere un simile dolore. Aidard era perduto. Il cavaliere fu ingoiato dal buio. Bentornati su Darksiders 2 Definitive Edition. Nell'ultimo gameplay abbiamo risvegliato il nostro amico guardiano grazie al sacrificio del povero Aidard. E abbiamo bucato quell'occhione gigante che sta là. E adesso ci portiamo avanti andando a scoprire che cosa c'è oltre. Il nostro guardiano Purello, anche lui si è dovuto sacrificare, quindi non esiste più, lì ci sono solo i rimasugli del suo passaggio, del suo essere stato. Quindi noi adesso andiamo a vedere che cosa ci attende nella conca verdeggiante. Dobbiamo raggiungere... non mi ricordo più, guardiamo al volissimo. Dobbiamo raggiungere... Ah, l'albero della vita, cosa che Purello dice da inizio del gioco. Eccoci giunti. Dritto per dritto. Ah, ecco, rotto anche l'alberello. Fiero del tuo peccato come di una medaglia d'onore. Cosa cerchi, cavaliere pallido? Il ritorno dell'uomo. Su un pianeta sterile e morto? Gli umani sono deboli e semplici. Non sopravviverebbero alla resurrezione. E non la meritano. Non sta a noi giudicare. Io voglio solo salvare Guerra dalla punizione del Consiglio. I Nephilim? Ne salveresti uno solo, ma non tutti gli altri! I Nephilim minacciano l'equilibrio. Se avessimo preso l'Eden, nulla di questo sarebbe successo! Ma tu hai preferito massacrarci e intrappolare le nostre anime nel tuo amuleto! Chi sei tu? Dovresti saperlo! Un tempo mi chiamavi fratello! Absalom. Ho rinunciato a quel nome. Ora mi chiamo... Corruzione! Sono nato il giorno in cui levasti la falce contro di noi! E presto sarò tutto! Dalle radici abbizzite ai rami spagli, l'albero della vita è vittima della mia oscurità! E nemmeno morte potrà sfuggirle! Quindi abbiamo trovato un altro come noi! Che cos'è l'anima? Per alcuni è la scintilla che lotta contro le tenebre, il fuoco della vita stessa. Che dire di morte, che divenne il mietitore quando massacrò i Nephilim. Uccise i fratelli, i compagni e Absalom. Morte! Per quale motivo uccidi i tuoi? I Nephilim non hanno diritto all'Eden. Ci sono regni per angeli e demoni. Perché non per noi? L'Eden appartiene all'uomo. Appartiene a chi lo conquista! Dopo milioni di anni rimane la domanda. Valeva la pena? Fratello! Quel singolo istante. No!
diede vita alla corruzione e lo incoronò fratricida. L'amara vittoria non si poteva cancellare. E quindi Morte è un grandissimo figlio della me... Ah, il cavaliere pallido. Non è strano che così tanti siano arrivati fin qui per mano tua? Eppure, visiti così di rado il regno dei morti. Non intendevo visitare questo luogo maledetto. Cercavo l'albero della vita. L'ho trovato. Ora sono qui. L'albero non è un punto di arrivo, amico mio. È solo un portale per altri mondi. Se è l'albero che cerchi, allora sei arrivato. Allora sono stato tradito. Non te la prendere. La saggezza dell'albero è incommensurabile. Se ti ha portato qui, significa che questa era la tua meta. Forse ti posso aiutare. Ne dubito. Faresti meglio a darmi retta. Sono un mercante, quindi so come realizzare il tuo più grande desiderio. Dimmi, cavaliere, che cosa cerchi? Vorrei il riscatto di mio fratello, ripristinare l'equilibrio. Ah, sì. Conosco la storia. Tuo fratello ha agito senza aspettare la convocazione e l'umanità ne ha pagato il prezzo. Bada come parli, mercante. Io non giudico, amico. Ripeto solo quello che mi dicono. Avevi ragione a cercare l'albero, ma è solo un portale. In realtà, tu cerchi il pozzo delle anime. Il pozzo delle anime può sanare l'umanità? E non solo. Il pozzo conduce i morti in questo regno da ogni mondo, superiore e inferiore. E attraverso il pozzo le anime vengono ricondotte nel creato quando sono pronte per rinascere. Non mi hai ancora detto chi sei? La storia del mio popolo è finita in cenere, insieme al nostro mondo, dimenticata persino da chi... l'ha annientata. Ora non rimane altro che fumo. Non siamo stati i primi e non saremo gli ultimi. È la realtà delle cose. La realtà delle cose è l'equilibrio. E cosa tiene in equilibrio la vita? Il nulla. Oh, la corruzione alla fine ci consuma tutti. Così pare. Comunque non si spiega che cosa tu ci faccia qui. Sono solo un umile mercante che apprezza le cose più belle nella vita e nella morte. Sono Astegoth e sarei lieto di offrirti le mie mercanzie. Albero della vita, albero della morte, portali verso altri mondi. Non ne so niente. Perché sono stato così cieco? O è la tua lingua che sputa solo menzogne? Molto è stato tenuto nascosto ai Nephilim e ai Quattro. Perché? Perché il potere deve essere limitato dall'ignoranza. Se i Nephilim avessero conosciuto la vera natura dell'albero, sarebbero periti tutti. Ho abbandonato i Nephilim. Sono diventato un guerriero per l'equilibrio. Ho persino ucciso la mia gente. Proteggo questi mondi, te e l'albero, eppure rimango all'oscuro. Abbandonato, sì. Dimenticato, no. I Nephilim continuano a vivere in te. Ma io che cosa ne so? Sono solo un umile mercante. E se volessi tornare nelle terre della forgia? L'albero della vita ha molti portali, cavaliere. Alcuni potrebbero aiutarti a tornare sui tuoi passi. Molti portali sono chiusi, ma quello per le terre della forgia è ancora aperto. Fai conto che ti creda. Dove comincio a cercare? Devi superare il picco del serpente
ed evocare il trono eterno. Là sonnecchia il signore delle ossa. Ti guiderà al pozzo. O si prenderà la tua anima. Prima che tu te ne vada, cavaliere, rifletti su questo. Il mio popolo sarà anche perduto, ma rimangono le loro reliquie. Potresti trovarne nei tuoi viaggi. Non hanno quasi alcun valore se non per me. Riportamele. Ti darò una moneta in cambio di ogni pezzo. Allora, quindi, finalmente questo dialogo è finito. Noi fondamentalmente siamo dei grandissimi figli della merda, perché abbiamo ripudiato tutta la nostra gente, tutto il nostro popolo, e cioè abbiamo fatto un macello, abbiamo ammazzato tutti quanti. Non è posto per un cavallo. Ovviamente, non è mai posto per cavallo. Adesso sì. Fatto un macello perché per servire l'equilibrio, l'arzo consiglio, eccetera eccetera, che tra l'altro è corrotto. Mo non so se è corrotto da sto tizio, da Absalom, ma vedendo Darksiders 1 sappiamo che anche loro non è che sono dei santi, no? Sono entità alquanto contorte. Quindi male male morte, male male male. Tra l'altro il nome suo viene non dalle prodezze che ha fatto, ma proprio per essere stato un fratricida, un pezzo di merda fondamentalmente. Però a noi non interessa, noi adesso dobbiamo salvare nostro fratello. Ah, avevo trovato anche le armette del set, tornando a esplorare il forte sommerso, no, il forte sommerso, non mi ricordo, quello dove si è preso il Death Grip comunque. Oh, reliquia di Etu God. Ok, allora apparentemente qua non sembra esserci niente. Va bene, proseguiamo. Non sembra esserci un ciufolo di niente. C'è una porta. Ora, io avevo trovato anche le pagine del libro di Wulgrim. Ma mi ha dato una chiave per una tomba. Non è posto per un cavallo. Però, onestamente, non ho idea di dove sia, cosa sia, che cosa ci sia dentro. Mi pare di ricordare che c'è della roba forte, però non mi ricordavo che mi dava una chiave e mi diceva mo vamma a trovarti 10 pagine. Ma non sono manco addossando. Questo è l'accesso a un'altra zona. È chiuso. Allora niente, torniamo indietro, dai. Bene. Dovrò trovare qualche strumento particolare.
E forse mi sovviene adesso, mi ricordo, ti stoppi. Vorrei dire una cazzata, ma mi pare proprio che ti stoppi in questo gioco qua. Diventate due. Uno viola, uno verde, una cosa del genere. Ok, quindi e appena lascio. Ci mette, diciamo, un po'. È andata bene. Qua non possiamo andare. Aia. Ma non funziona più e no back. Ok, mi sto a perdere qualcosa. Che è successo? Non credo di avere capito che cosa ho fatto. Forse ho capito invece. Allora, mi serve il death grip. Non dovrebbe scoppiare se non sbaglio, eh. Anche un'altra per sicurezza, per vedere se c'è qualcos'altro di là. Ah, ecco perché. Ok, va bene. Questo mi serve per tornare indietro. Scomparsa, che ha fatto? Aspetta, mi sto a perdere, non credo di aver capito. Ma ci sta sempre a bomba. Dove? Solo due, non ricresce più. Ok. Qua ci sta la chiave, eh? Hmm.
E allora qui c'ha il giusto. Dietro che c'è? Nitina. Ho sbagliato. Ho fatto. Forse quando mi divido posso attraversare e interagire con quel coso là, svuotarlo finché mi faccia aprire tutto qua. Eccolo là. Perché però PPA che cosa? Per niente. Ma come sto stronzo? È aperta quella porta di là. Stavo a cercare di capire come proseguire, è già aperta di su. Va bene. Il gozzo. C'è la destinazione giusta, di qua ci potrebbe essere qualcosa di utile, di simpatico. Ma bello questo, non so come ho fatto. Allora, qua c'è la monetina che abbiamo visto prima. Ok, là sopra. E ci sta là sopra. Qua. Che fai? Simbolo. Pergamena dell'arbitro delle anime. Segui le coordinate per scoprire un segreto del labirinto dell'arbitro delle anime. NN. Cazzo per DNN.
Là c'è qualcosa di interessante, ma ci posso andare. No, mi servono i poteri, quello di sdoppiarmi per forza. No, anche il sospetto che secondo me ci devo tornare dopo a fare queste cose. Cioè proprio a livello magari di storia, per così dire. Va bene, riprendiamo la quest principale. Abbiamo esplorato anche abbastanza. Tanto non posso fare un cazzo da nessuna parte perché sono bloccato. E sblocchiamo solo il punto di viaggio rapido. Torniamo insieme di qua. La più importante, lo scrigno là, no? Mannaggia, non ti avevo visto. Che c'è qua dentro. Uffa, merda, c'è là dentro tutto sto impiccio per... che m'hai dato? Allora, questo è viola, stesso danno ma danni da fuoco, energia mietitore e probabilità di esecuzione. Che rispetto a quelle del set schifo non è che facciano. E più danni arcano, danni perforazione, collera su colpo, probabilità di colpo critico. Fanno schifos. Questo fa cagare. Ah, Trisso, non ricordo. L'abilità Trisso che in pratica non mi ricordo che fa. Oh no, ma perché faccio queste cose? Ho visto che qua sotto c'è qualcosa, porca puttana. Che vuoi? Da sentinella, tanta gente che scende giù. Oh, per avere corde vocali fate un casino. Ok, e mo decidiamo dove andare. Tipo qua. Qua. Bomba. Serve qua. Tanta roba. Pozze. Armi. Tutte bianche però. Questa è verde, vabbè. Quindi ripartiamo di qua un'altra volta.
cazzo ste palle. La reliquia. Ok, allora là non ci devo scendere da là e far giro da quest'altra parte. O arrivarci comunque sia. Ecco, infatti. Sali di qua. Arrivo. No, porca puttana. Devo andare da solo. Io ho capito. Ah, sto appicciando tutti i tasti, leva Samira. Ok. Che ci arriva però. Ah, ho capito come faccio. Anche qua mi devo sdoppiare per forza, perché c'è l'altro me che lascio là, gli tiro addosso, lui a pia al volo, la bomba non scoppia e hanno fatto vaffanculo, quindi niente. Pure di qua. Devo andare da solo. Una delusione. Niente, via. Allora. Facciamo prima. Prima quando stava il segnalino, amico mio, io avvicinati, vedi cosa ho, merci nuove se hai denaro per comprarle. Thank you.
Capito che figo che è morte? Che acrobazie. Molto figo morte. Che lui. Quindi siamo giunti al trono eterno e io direi che è il momento di fermarsi qua. Se beccamo la prossima volta questo dungeon. Ciao!